Ciao a tutti, allora benvenuti in un video haul. So che molti di voi li adorano, quindi quando è possibile e ho un po' di cose da mostrarvi, li faccio molto volentieri. E adesso ho un bel po' di cose d'abbigliamento da farvi vedere e quindi faccio questo video così le faccio vedere e ho pensato anche di aggiungere una clip a fine video dove vi faccio vedere gli abiti indossati. Allora, innanzitutto volevo farvi vedere il vestito che ho indosso. È infatti un vestito che mi è arrivato da Shein ed è bellissimo. Allora, innanzitutto vi lascio nel caso la foto qui, così capite come si presenta, perché magari poi lo vedrete dopo indossato da me, però vi faccio vedere anche la foto del sito. Come avete visto, quindi ha un pezzo qua sopra aderente. Io adesso mi tiro su così lo vedete. Poi la vita si stringe e qui c'è appunto la parte di sotto, la parte della gonna, e poi c'è una balsa tutta di tulle appunto in fondo al vestito. Ed è veramente bellissimo. Questo ovviamente potete sia utilizzarlo in un'occasione particolare, una serata, eccetera, ma potrei anche utilizzarlo con gli anfibi o comunque le scarpe da ginnastica, proprio per levargli questa allure un po' festiva, quindi non mi importerebbe portarlo anche nella vita di tutti i giorni. Io adoro portare un po' così le cose anche nella vita di tutti i giorni. Altro abitino, sempre modalità black, che non so perché questa volta ho scelto proprio delle cose nere, che non è mio costume scegliere robe così nere, però mi piaceva questa abbinata nero e pois, e quindi sono andata a scegliere questi vestiti. Anche questo, quindi nero e pois, le maniche, come vedete, sono aderenti, una balsa all'altezza, diciamo, del seno, e anche qua invece tutto il davanti è in tulle con i pois, e il vestitino è un semplice little black dress, quindi aderente è alla metà, diciamo, coscia. È veramente molto carino, e anche di questo vi lascio la foto che il sito pubblica, e devo dire che l'abitino è così come lo si vede nella foto. Ovviamente di entrambi i vestiti trovate il link nell'info box. Poi, sempre da un altro sito con cui di solito non collaboro, però mi avevano contattato e avevo avuto la possibilità di scegliere tre vestiti. Come vedete, il sito è molto indicato se avete delle cerimonie, matrimoni o robe del genere, che adesso in primavera è proprio la stagione, diciamo. Mi sono arrivati in un mesetto circa e sono molto carini. Diciamo che ce ne sono anche molto più particolari, molto lunghi e quindi molto adatti proprio a delle cerimonie, non mettibili in altre circostanze. Però io ho voluto scegliere, diciamo, tre vestiti che potessero essere utilizzati anche in altre circostanze. Uno che ho scelto è sempre nero, è una cosa molto strana per me, ma mi piaceva tanto questo vestito. Il davanti è un corpetto, vedete, sagomato, ha le cuciture qua all'altezza del seno. Scusate, non l'ho lavato ma non l'ho stirato, quindi magari ha qualche spiegazzatura di troppo. E poi è tutto quanto, come vedete, di tulle e di raso, perché la parte di sopra, diciamo, è un raso abbastanza opaco. La parte di sotto è una gonna molto lunga, fino, diciamo, a quasi le caviglie, che è così di tulle e di raso a spicchi. Molto carino questo vestito, sembra cucito addosso. Vedete che il corpetto anche dietro
così molto sagomato, particolare. Io ho preso la taglia 36 europea, quindi la 40. Quindi va bene se portate una 38, prendere la 36, se portate una 40 piena, dovete prendere, secondo me, una taglia successiva. Altro vestitino che ho preso, veramente molto primaverile. Qui ero molto indecisa, ma purtroppo non c'erano i colori che io desideravo, quindi mi hanno mandato questo qua viola. Era una delle opzioni che avevo scelto, l'avrei preferito in un'altra colorazione, perché sono un po' convinta che questo colore non mi doni particolarmente. Certo, però, che tanto lo metterei d'estate e quindi già è un po' diverso da adesso. Comunque, il vestito in questione è questo. Vedete, con questo taglio molto bello, molto da vestito da dea greca. Sapete, il classico vestito tagliato in questo modo, è fatto molto bene. Eccolo qua, questo è il corpetto, è doppiato, tutto rifinito dentro, vedete, in raso. Qua ha questa plissettatura e poi la gonna che si apre così. Il vestitino non è molto lungo, arriva più o meno al ginocchio, non è lungo come l'altro, ecco, è un vestito, diciamo, di quella lunghezza che a livello di cerimonia si può definire da cocktail. E dietro è così, con la cucitura, scusate, la zip nascosta. E anche di questo ho preso la 36, anche questo mi sta perfetto, aderentissimo, insomma, mi sembra veramente cucito apposta per me. E ve lo faccio appunto sempre vedere anche questo, più avanti nella clip dove indosso tutti i vestiti. L'ultimo che ho preso è invece questo vestito molto più da giorno, assolutamente non è né da cerimonia né da occasioni speciali, proprio sia per il tipo di tessuto, per il colore, per il taglio, però rimane molto carino addosso, perché vedete questa manica tutta arricciata, il davanti è incrociato in questo modo sul seno, e qua ha questa balza che poi, una volta che voi indossate il vestito, rimane bella tesa a livello della vita, e la gonna scende morbida, diciamo fin sotto il ginocchio. Anche questo mi piace tantissimo, di questo bel bordeaux, ed è effettivamente un colore che adesso con la primavera probabilmente non andrò ad utilizzare, ma insomma lo terrò per l'inverno prossimo. A me questo piace, sia in versione un po' più elegante, magari con uno stivale, un po' più seria, più che elegante, sia con i biker boots. E anche di questo, no, di questo ho preso la taglia US4 o UK6, sono le taglie, quelle in versione inglese o versione americana, e quindi ho preso la 4 della taglia americana, che era appunto la taglia più piccola e mi sta perfettamente. Forse avrei potuto prendere anche una taglia in meno di questo, ma non c'era, quindi se avete una 38 potete prenderlo, magari non vi sarà super aderente come gli altri. Se invece avete una 40 è perfetto. Contate che poi ha un tessuto molto elastico, e quindi diciamo che su una ragazza un po' più formosa, con più seno, con più spalle, va comunque benissimo, perché è molto molto elastico, è un tessuto appunto che si presta a coprire anche due o tre taglie di differenza. Sono poi stata a fare gli ultimi acquisti nei negozi come Zara, appunto, che ancora portavano, diciamo, avevano delle cose in saldo. E quello che ho preso è stato, allora, innanzitutto questo pantalone, che ho preso proprio per l'estate. L'avevo visto in negozio, ma non c'era la taglia, quindi l'ho comprato online e l'ho fatto arrivare in negozio. Sapete che da Zara potete comprare online e far arrivare le cose in negozio senza pagare la consegna, perché se lo fate arrivare in negozio la consegna non si paga. Ed è questo pantalone, appunto, prettamente dai colori primaverili estivi, perché poi è proprio un cotone, quindi è estivo, dal taglio così culotte pants, quindi scende abbastanza dritto, corto la caviglia, e ha, vedete, l'allacciatura con i bottoncini laterali, quindi è un po' lo stile, se vogliamo, anche marinaro. Mi piace tantissimo, da mettere con una semplice maglia bianca e le sneaker bianche.
E questo l'ho pagato una fesseria perché costava 30 euro e l'ho pagato 5,90 euro. Sempre invece in negozio, questa volta ho trovato questa maglia che all'inizio dei saldi avevo disdegnato perché boh, non mi sembrava carina. Invece poi l'ho misurata alla fine dei saldi, l'ho ritrovata in un negozio. Ho detto, ma sai che c'è? La provo perché ha un taglio molto particolare. Costava il niente, mi pare 3,99 euro, e ne costava inizialmente 18, 17,95 euro, ed è questa maglia molto morbida, molto fluida, come vedete, aspettate, destrutturata completamente, con il taglio proprio al vivo anche del collo, che appunto avvidi questo bel colore verde militare, con la manica raglan, quindi con la cucitura scesa, e la manica è un po' corta a tre quarti. La particolarità di questa maglia è che davanti è praticamente crop, come vedete, così fatto con questo particolare taglio rimboccato verso l'interno, e il retro è lunghissimo, vedete, ha proprio la coda tipo frac, e addosso con i pantaloni culotte pants è veramente molto particolare. Mi piace tantissimo, è di quelle molto morbide, molto fluide, molto che cascano addosso in maniera appunto destrutturata, mi piace tanto. Poi sempre in negozio ho comprato questa gonna, anche questa l'avevo vista varie volte durante i saldi, non mi aveva ispirato. Un giorno l'ho provata, costava 40 euro, originariamente l'ho pagata 5,90 ed è bellissima. È una gonna fatta con questo mega fiocco, vedete davanti, questo mega incrocio, sì, che forma una sorta di fiocco di Pasqua sul davanti, e la gonna poi ha anche una asimmetria perché è più lunga, tipo a portafoglio, più lunga da un lato, più corta dall'altro. Vedete, al sotto c'è una gonna, ma sopra il portafoglio che si chiude un po' più lungo, ed è appunto con questo stile lamé che è andato tantissimo quest'inverno, ma che badate bene, riuscirete anche a portare tranquillamente tutta l'estate e la primavera, perché il lamé continua ad essere assolutamente di moda, e i tessuti stile carta da regalo cioccolatosa continuano ad essere assolutamente in auge. Dietro ha, vedete, la zip nascosta, è quindi abbastanza aderente ed è a vita alta. Questa la immagino con una semplicissima t-shirt bianca, gambe rigorosamente già nude, per cui la indosserò fra qualche settimana quando ci sarà un po' più di caldo, e le sneakers bianche che peraltro vi faccio vedere immediatamente perché le ho prese nella stessa giornata sempre da Zara, ed erano di quelle, non dico in saldo, ma quelle offerte particolari che Zara fa mettendo diciamo dei settori a prezzi particolari. Infatti tutte queste scarpe erano a 19,90, delle scarpe un po' in stile come dire Stan Smith, probabilmente sì, con, vedete, il retro di questo colore che è praticamente identico al colore della gonna, quindi questo metallizzato argento, così un po' più scuro, un po' più brunito forse, e per il resto la scarpa è completamente bianca e ha semplicemente qua la linguetta che riporta sempre l'argento. E queste scarpe mi piacciono appunto, le ho già usate, non con questa gonna, e mi piace molto l'abbinata con questa gonna e una semplice t-shirt bianca, e magari degli orecchini enormi. Me la immagino proprio così, con degli orecchini molto grossi, sempre sull'argento, molto ricchi, molto ridondanti. T-shirt bianca, gonna molto particolare e le sneakers bianche. Poi, siccome le scarpe mi piacevano parecchio, le ho viste anche nella versione oro rosa. In questo caso sono anche leggermente diverse perché sono rosa qua dietro, qua sono bianche e qua davanti sono tutte quante appunto in metallizzato oro rosa, mentre le altre sono tutte bianche e hanno solo la linguetta argento. Però la forma della scarpa è sostanzialmente identica ed è la stessa che avete visto prima della bianca. Anche questa le trovate
trovate a 19,90, quindi credo che le troviate attualmente in negozio. Poi ancora sempre in negozio, quindi non online ma in negozio, ho preso una gonna. Anche questa era una delle cose che avevo visto inizialmente ma che non avevo considerato di prendere. Poi l'ho provata e l'ho provata appunto con le scarpe, quelle bianche con i riporti argento, e mi piace tantissimo. Anche questa la vedo abbinata con la semplicissima t-shirt bianca sopra, perché è talmente ridondante, particolare e ricca che crea un outfit da sola, non ha bisogno di essere abbinata ad altre cose particolari. Ed è appunto questa gonna tutta di paillette, lunga fino alle caviglie, a vita alta, e anche se a voi magari di primo acchito può sembrare un argento, in realtà è verde. È un verde talmente luminoso che appunto non è che si percepisca bene che è verde. E niente, anche questa è bellissima. Anche questa costava un sacco di soldi, perché costava credo 50 euro, ragazzi, veramente tantissimo. E l'ho pagata 5,99 euro. E sono stata fortunata perché quel giorno evidentemente avevano varie XS di varie cose da sbolognare, e quindi ho potuto prenderle, mentre questa l'avevo già vista, non l'avevo provata perché era una S e so già che mi sarebbe stata grande. Altro affarone invece che ho preso insieme al pantalone, quello estivo che vi ho fatto vedere prima, righe bianche e azzurre, è stato questo pantalone. Questo pantalone avevo evitato di prenderlo all'inizio dei saldi perché lo avevano scontato praticamente niente, e siccome costava una follia, costava 60 euro, 59,95, appena avevano messo i primi saldi lo avevano scontato al 30, se non sbaglio, costava quindi 15 euro in meno, no, 6 per 3, 18, 18 euro in meno, ed era veramente ancora tanto, costava più di 40 euro ancora. E non l'avevo assolutamente comprato, nemmeno preso in considerazione. Non lo volevo prendere nemmeno a fine saldi, perché oramai del velluto ci siamo un po' stufati. Se non che poi ho riflettuto che questo bel colore è ancora portabile in primavera. L'abbinata t-shirt bianca mi perseguita, perché anche questo lo metterei così, proprio perché si tratta di pezzi molto particolari che a mio gusto risultano too much se abbinati a delle altre cose troppo particolari. Quindi la t-shirt bianca, a mio avviso, è uno di quei capi che ci salva sempre quando non sappiamo bene come abbinare un capo già di per sé un po' particolare. E mi sono quindi convinta a prenderlo, sia per la colorazione, che ho pensato poter essere ancora sfruttabile in questo mese che arriverà, quindi tra il marzo ed aprile, tutto aprile, e anche per il prezzo, perché da 60 euro l'hanno scontato a 5,90, e direi che da 59,95 a 5,99 è assolutamente acquistabile. Anche questo vita alta, anche questo scende giù, diciamo, palazzo, per poi fermarsi però prima della caviglia, e quindi è un pantalone culotte pants, forse leggermente un po' più lungo, o meglio, nelle intenzioni di Zara forse non voleva esserlo, ma visto che io sono alta 1,1 m Vigorsol, nel mio caso funziona un po' come pantalone palazzo e non tanto come pantalone crop. Bellissimo, mi è piaciuto tanto. Se non lo dovessi anche sfruttare tanto, effettivamente l'ho pagato, non lo so, quanto due panini, o se comprati non a Milano, se lo comprate a Milano un panino costa 6 euro ormai. Poi arrivo a due giubbini, che anche questi mi sono stati inviati da Shein. Tutti e due mi piacciono tantissimo. Si tratta di due modelli molto molto visti nei negozi appunto con gli arrivi primaverili. Uno è questo, verde militare. Abbiamo quindi le toppe che vanno tanto di moda adesso. Scusate che giro il colletto che non era messo bene, ha un collettino appena accennato così tondo, con tutte le toppe appunto un po' di ispirazione militare, ma anche no, tipo questa. E vedete, ha una culisse in vita che lo restringe un po' così dietro, stile un po' camicia, e delle tasche qua.
dove poter comodamente infilare le mani. A me piace molto quando un giubbino ha le tasche, lo preferisco. E niente, maniche normalissime, è un giubbino da utilizzare adesso in primavera e infatti lo sto già usando. Altro giubbino che sto utilizzando è questo. Tempo fa si diceva con tessuto manopesca, non so se si usa ancora, sapete quei tessuti un po' vellutatini, però non pelosi, non so come dire. Noi dicevamo negli anni 80 manopesca, però non so se si usa ancora a dirlo. Comunque, cappuccio, taglio molto molto morbido, vedete, con le taschine qua. Qua questa sorta di cucitura che lo rende un po' più particolare e la culisse in fondo, vedete, ha la culisse qua. È molto carino, diciamo che la sua particolarità è molto semplice, però la sua particolarità è questo tessuto, appunto, è il colore, che è questo rosa cipria di modissima ultimamente, ve lo faccio vedere anche dietro, ed è così molto destrutturato, quindi ideale da mettere coi jeans, la t-shirt e le scarpe da ginnastica, proprio in modalità casual. E basta, questo era tutto. Io quindi adesso vi lascio alla clip che ho realizzato, dove vedrete tutti i capi indossati. Spero che vi piacciono, e se il video vi è piaciuto potete quindi lasciarmi un like e iscrivervi al canale. Poi dopo la clip troverete le schermate finali dove, se volete, cliccate sulla faccina di Saidori e vi iscrivete. Ovviamente vi lascio anche nelle schermate finali alcuni dei video caricati ultimamente. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video e vi lascio alla clip. Ciao! I can stand